E buongiorno, 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 buongiorno. Eccoci qua per un nuovo video che pubblicherò, penso, a metà luglio. Oggi è il 6 di luglio. È il mio compleanno, quindi gli auguri, se volete farmeli, fateli, se non me li volete fare, passato lo giorno, passato lo santo. Oggi dove siamo? Siamo in direzione, se va tutto bene, se non c'è troppo traffico, ma la cosa, non lo so, andiamo al Passo del Bernina. Passo del Bernina, Svizzera, Valposca, Polschiavo, ve lo lascio scritto che così almeno evito di fare la solita figura di merda che non mi ricordo dove sono e come ci si arriva, tanto per dirlo, che così almeno siamo tutti più contenti, siamo tutti più allegri. Ci si arriva, per quelli che vengono da Bergamo, ci si arriva facendo la Valcamonica, si sale e si scende dal cazzo il cartello, si sale al Passo dell'Aprica, si scende dal Passo dell'Aprica e, se volete proprio essere sicuri, iscrivetevi al mio canale. Vi iscrivete al mio canale, è gratuito, io sono contento, vi ringrazio, se vi incontro e mi salutate vi offro anche un caffettino, senza nessun problema, senza nessun qualsiasi altra cosa, vi offro il caffè e se lasciate anche un bel like, magari insieme al caffè vi offro anche un bicchierino di acqua della Spina, l'acqua del sindaco, costa poco, molto buona, molto buona. E se volete attivare la campanellina lo potete fare tranquillamente e il lunedì o barra il martedì, quando esce il video, sicuramente YouTube, questi sorpassi così a cazzarola proprio non vanno bene. Poi c'è anche il semaforo, va bene. Ricordiamoci che siamo in Svizzera, quindi i semafori qua vanno rispettati assolutamente, perché non c'è pietà per niente e per nessuno. Sto vedendo anche di fare le riprese, come potete vedere, direttamente dal muso della moto, quasi il muso della moto, e mi sa che escono anche abbastanza belline. Però sospendiamo un attimino, vi faccio aspettare e si riparte. E si riparte. Come stavo dicendo, si sale alla Pricca, si scende dalla Pricca, ci si iscrive al canale, si lascia un bel like, si attiva la campanellina e poi, arrivati in fondo, girando per Stazzona, si può comodamente arrivare direttamente a Tirana in Jugoslavia, credo. Arrivati lì, si gira a sinistra e si entra in Svizzera, seguendo per un certo tot, che diciamo quasi tutto, il trenino rosso del Bernina, che anche quello non è male, costasse un botto, sarebbe anche bellino farlo una volta ogni tanto. Mi piacerebbe farlo, ma in inverno, perché con la neve e con tutto mi sa di molto più bellino. Comunque, Passo del Bernina, mi raccomando, se decidete di venire, attenzione ai limiti di velocità, perché qui non scherzano. Se vi beccano che superate, o che superate i limiti di velocità, qui vi fanno un culo che
una capanna in confronto è più piccolina. Anche se devo essere onesto, l'anno scorso siamo stati a fare un giro di, credo, una decina di passi svizzeri, tra cui anche il bellissimo Furka, l'Oberdan e tanti altri. Devo essere onesto, i limiti di velocità, sì, una palla infinita, verissimo. Non so proprio come dirvelo, come essere, cioè è vero, 30, 60, 50, 80, però diciamo una cosa, vi godete dei paesaggi che sono strepitosi. Rottura di minchia, sì è vero, però se fossi venuto su a fucile non avrei visto magari quei due caprioli prima di accendere la telecamera, che così non li ho visti, sì. Però diciamo che ci sta bellissimo, bellissimo tutto, e diciamo che ci stanno, ci stanno. Ci stanno tutti, ci stanno tutti. Però va bene, va bene. Torna un Koenigsegg, finalmente un tornante. Che giustamente l'amico Sondriano, perché questo è un Sondriano, con la Stelvietto non vuole farmi fare. Nato la marcia. Questo pensa di essere da solo, però va bene, c'ha il BMW. Fa un freddo cane! Tempo! Signori, siamo a metà luglio perché ormai siamo già al 6 di luglio. E che cazzo, non si riesce a vedere un'uscita senza o pioggia, senza freddo cane, porca vacca, cioè veramente mi sto spaccando, sono stanco, voglia di sole, ho voglia di caldo, voglia di sentire le gomme che non scivolano perché sono fredde. Porca vacca, va bene, siamo al Bernina, va bene, fa freddo, va bene, un anno di merda, però porca puttana. Ah, un po' larghetto in uscita, però vabbè, ci sta, ci sta. Come avete visto, ho rimesso, credo che, vabbè, voi non lo vediate, vabbè, ve lo faccio vedere magari in qualche ripresa tagliata. Ho tolto il telefono, cioè il telefono c'è ancora, lo utilizzo più che altro come tracciatore di curve, di strade, in modo da avere sempre la traccia di dove sono andato, e ho rimesso il TomTom, l'ho già detto in un altro video. Perché ho rimesso il TomTom? Perché venendo in Svizzera, il cellulare non prende, o hai una tariffa o hai una ricarica di quelle portentose, o diciamo che non ti conviene, e quindi ho deciso di rimettere il mio Tom vecchio, vecchio, ma mai domo, vecchio, ma mai domo, Tom Rider, che come il resto della moto è vecchio, perché è il Tom Rider del 2013. Credo che la temperatura qui sia intorno ai meno 12 gradi. Puttana che freddo. Quanto mai ho messo via le giacche invernali, quelle pesanti, in gozzo. Vabbè. Va bene.
le gomme, no, sono in temperatura, dai, ci sta, per adesso ci sta, stanno andando abbastanza bene. No, devo stare un po' attento perché non ho fatto tanta benzina, appunto perché adesso scenderemo dalla forcola, scenderemo dalla forcola e andremo alle vigne e voglio fare il pieno di 100 ottani in modo da poter dare una sistemata, una pulitina, una sgrassata, una risverniciata anche al motore, visto che facendo sempre benzine economiche, piuttosto fanculistiche, diciamo che ogni tanto dargli un po' di buon ciccio non gli fa sicuramente male. Sam Moritz, ponte di legno. Oh, confine svizzero. Sì, signori, fa un freddo cane, ve lo assicuro, però sinceramente non mi dispiace perché anche se le gomme soffrono, eravamo giù prima. La bellezza del B cilindrico. Oh, cilindrico B. Oh, forse andiamo in mezzo alle nuvole. Oh. E preso male. Oh, sì. Guarda qua, bella così. L'unica cosa che devo cercare di capire in questi ultimi tempi è come mai con questa action cam che ho intenzione di ricomprare perché forse l'ho ritrovata, l'audio con il microfono non dà nessun problema, mentre invece con l'altra videocam non riesco a capire cosa sto sbagliando nel settare il microfono, perché si sente anche la parte esterna, mentre invece non dovrebbe essere così. C'è qualcosa che mi sto dimenticando, tipo attivare, tenere acceso, controllare il navigatore che ogni tanto non decide di spegnersi. Continua, sì. Cercare di capire come mai da questo piccolo problema che non ho ancora bene da capire. Ah, sono quelli che riprendono le porche. No, le Porsche, scusate. Porsche. Le Porsche.
Allora, oh, ancora un po' di neve. Arrivati, arrivati. Puttana di quella vacca. Camera obscura Bernina. In de Bernine, Bing, Spracken, Tricken, Troc, Pringles. Ospizio. Cazzo. Grazie che siamo arrivati. Signor C'è Tom. l'ospizio. C'è l'ospizia. Porca Che freddo. troia. Ma sei congelato anche la Porca pagiata. troia, che freddo. Parcheggiamen. Motociclen. Parcheggiamen motociclen. Devo svegliare In che mi hai parlato. posizione fotografica. Ah, signori, il lago del Passo del Bernina, credo lì sopra ci siano i resti del ghiacciaio del Bernina e i resti di quelli che sono io. Va bene, buona giornata, ci vediamo dopo. Allora, come potete vedere, l'idea malsana di fermarsi a mangiare qua, anche bello, né? Bello in mezzo alle nuvole e tutto il resto, ma fa un freddo cane e direi proprio di no. Allora, adesso facciamo un attimino il pezzettino a scendere verso Livigno, anzi Passo della Forcola, dopodiché si scende verso Livigno. Io voglio vedere se riuscirò a prendere un fotogramma da questo video. Passo del Bernina fatto. E per vedere se riesco a estrapolare una foto molto difficile, molto difficile. Però va bene, le gomme adesso sono raffreddate anche un po' troppo. Però stare in mezzo alle nuvole, signori, ha tutto il suo perché, ha tutto il suo perché e ci sta tutto. Speriamo soltanto che non decida di mettersi a piovere, perché se no non so come farò, non so come farò, anzi so come farò. Tolgo la videocamera che sta registrando adesso questo pezzo esterno di fronte, frontale. E metterò quella un po' più bella, che è la Garmin X, che dovrebbe aiutarmi anche quando c'è il piove. Mucche! Anche quando piove, e quindi ci sta molto bene, ci sta molto bene. Curvone, curvonen, furgonen. Ah, le auto storiche. Le auto storiche, naturalen, platzen. Bello il pollo, figa. On tour, natural plant on tour. Portano a spasso i polli, praticamente. Mi sa di sì, però vabbè. Ce la facciamo? Sorpasso straazzardato, figo.
Sì. Fermata. Ingresso abbastanza stretto. Uscita, entrata, frenata, macchina figa e uscita. Qui freniamo, sì, frenata, entrata e uscita. Rifrenata, entrata. Io manderei volentieri qualche video da far vedere se le sto prendendo giusto. Oh, spettacolo di macchina! Mercedes, Jaguar, Skoda, Jaguar, Chrysler, no, non era una Chrysler, quella era una Bentley. Livigno, signori, questo video lo chiudiamo qua e adesso io vi saluto e ci sentiamo più avanti, ci sentiamo dopo o al prossimo video o quando ci riuscirò. Ciao!